Anche perché i bambini, diciamoci la verità, sono di sinistra. Sì, di sinistra, senza alcun dubbio, e non soltanto per via dei pugnetti stretti in segno di precoce protesta. I bambini sono di sinistra perché amano, senza preconcetti, senza distinzioni. Sono di sinistra perché si fanno fregare quasi sempre. Ti guardano, cacci delle balle vergognose, e loro le bevono, tutti contenti, sorridono, si fidano. La bicamerale, sì, dai! I bambini sono di sinistra perché stanno insieme, fanno insieme, litigano insieme però, ecco. I bambini sono di sinistra perché se gli spieghi cos'è la destra, piangono. I bambini sono di sinistra perché se gli spieghi cos'è la sinistra, piangono lo stesso. Ma un po' meno, ecco. I bambini sono di sinistra perché a loro non serve il superfluo. Perché le scarpe sono scarpe. Anche se prima o poi gli regaliamo delle belle Nike, Reebok, Adidas, ma quelli siamo noi. Per il no logo, ma di marca. No, non è per quello, che sono fatte meglio. Le altre sottomarche si dicono chi più spende meno sottomarca. I bambini sono di sinistra malgrado l'ora di religione obbligatoria. I bambini sono di sinistra grazie all'ora di religione obbligatoria. I bambini sono di sinistra perché comunque, qualsiasi cosa tu gli dica che assomigli vagamente a un ordine, fanno resistenza, ora e sempre. I bambini sono di sinistra perché occupano tutti gli spazi della nostra vita. I bambini sono di sinistra perché fanno i girotondi da tempi non sospetti, tra l'altro. I bambini sono di sinistra perché vanno all'asilo con bambini cinesi, africani, boliviani. E quando il papà dice, vedi, quello là è un africano. Lo guardano come si guarda una notizia senza significato. I bambini sono di sinistra perché quando si commuovono, piangono. Mentre noi adulti teniamo duro, non si sa bene perché. I bambini sono di sinistra perché se li critichiamo si offendono, come Bertinotti, Rutelli, Fassino, sono permalosi, ma se li giudichiamo non invocano legittimo sospetto. E se un giorno arriviamo addirittura a condannarli, aspettano sereni l'indulto, che prima o poi arriva, la mamma, Ciampi, il papa. Posso vedere la cassetta? Chi l'ha detto? Il Papa? Vabbè allora. I bambini sono di sinistra perché si fanno un'idea del mondo che niente ha a che vedere con le regole del mondo. I bambini sono di sinistra perché se gli metti lì un maglioncino rosso e un maglioncino nero, scelgono il rosso, dai, salvo daltonismo, turbe gravi o suggerimento di chi fa sondaggio, gli è successo. I bambini sono di sinistra perché Babbo Natale assomiglia a Carlo Marx, diciamolo. Perché Cenerentola è di sinistra, Pocahontas è di sinistra, Robin Hood è di avanguardia operaia, fa gli espropri proletari. I bambini sono di sinistra perché hanno orrore dell'orrore. Perché di fronte alla violenza, alla povertà, alla sofferenza, soffrono. I bambini sono di sinistra perché crescono, cambiano, fanno autocritica se è il caso. I bambini sono di sinistra perché tra Peter Pan e Che Guevara prima o poi troveranno un nesso. I bambini di sinistra, se ce la fanno, conservano qualcosa per dopo, per quando diventa più difficile, difficilissimo, ricordare di essere stati bambini di sinistra poi.